L'uomo è essenzialmente un essere in relazione con se stesso e con le persone che lo circondano. Proprio per questo i giovani cercano di realizzare un progetto di vita personale e nel contempo avviare relazioni significative. Il problema sorge quando ci si accorge che i valori sui quali si fonda ogni progetto individuale spesso oggi si scontrano con una realtà manipolata e opportunista. Come poter quindi sentirsi liberi di scegliere e soprattutto di puntare un po' più in alto? Ecco, recentemente i giovani sono meno problema da un certo punto di vista, sembrano un pochino più defilati, addormentati, in certo quel senso anche delusi, certo, molto, ecco così, non sono più contestatori, diciamo, come un tempo, non vogliono essere un problema, questo dispiace molto perché dovrebbero esserlo. L'ho visto soltanto in occasione di assemblee anche per l'università, ma sono cose che non hanno molta rilevanza poi. In realtà, dentro di loro c'è una grande voglia di contare e di essere protagonisti del futuro, in sostanza. Loro dicono, siamo stati molto condizionati da un clima sociologico, culturale, ecco, pieno di disvalori sostanzialmente, no? Che ci ha in pratica, si accorgono anche loro, alterato nella nostra identità vera. Quindi sono in certo quel modo vittime di una società che non si è curata di loro e che non si è dedicata alla loro formazione, quindi hanno una specie di astio in certo quel senso, anche nei confronti degli adulti, che non sono in grado di ascoltarli, di seguirli, di accompagnarli, quindi di non fare una guida educativa di cui hanno bisogno, nonostante sembri contrario dalle loro certe manifestazioni. Ma ogni diciamo, contestazione di giovani, ecco, è una provocazione, è una domanda di aiuto, è questo che dico sempre anche agli adulti. Quindi non bisogna mai vedere i comportamenti come si esprimono così apparentemente, bisogna leggere dentro e sotto, capire il mondo interiore. Dal mio osservatorio di studioso, educatore, anche docente universitario, eccetera, mi rendo conto che c'è un doppio mondo, uno esterno, delle apparenze, un interno di grande disagio, sofferenza, inquietudine interiore, con domande formidabili, per esempio, sul senso della vita, la difficoltà di scegliere, enorme difficoltà di scegliere perché non sanno cosa scegliere in fondo, no? Ecco, quindi sono alla ricerca di un futuro che non sono in grado di disegnare, di individuare, quindi il progetto di vita è per loro difficilissimo, per il contesto ambientale molto deteriorato e poi perché diamo poche opportunità in sostanza per potersi, diciamo, evolvere, sviluppare, crescere. E in fondo non è solo un problema economico, ma è un problema di credere nella loro identità, nel loro modo di essere, nel loro, diciamo, anche, diciamo, desiderio, sogno di portare un futuro. Oggi, per esempio, sento fortissimo la relazione interpersonale. Su questo punto sono espertissimi, non solo con i network, con la TV, i media, ma proprio a livello di comunicazione. I giovani sono formidabili nel comunicare, fare l'amicizia, ci tengono le relazioni, hanno tutto un suo sottobosco che noi non riusciamo a capire in nessun modo. È difficile che ci accettino all'interno di un gruppo perché loro non capiscono niente. E giustamente hanno il loro mondo, un altro mondo accanto a quello degli adulti, da un certo punto di vista. Quindi l'adulto dovrebbe in certo modo uscire fuori dalla sua difficoltà, eccetera. Non voglio criminalizzare gli adulti, no? Ecco, però capire, ma questi qui che li abbiamo fatti noi in sostanza, che sono il nostro futuro, come li vogliamo? Come li ascoltiamo? Siamo capaci di capire cosa vogliono? Ecco, e la domanda che io pongo in questo momento, ecco, anche ai nostri telespettatori, è questa. Siamo capaci di immaginare diciamo, quelle che sono le domande più profonde che si hanno, i desideri, le apprensioni, le sofferenze? Ecco, al di là di volti belli, molto curati, vestiti bene, eccetera, ci sono dei vuoti, delle sofferenze, dei disagi profondi. Ecco, e l'incapacità di poterli esprimere con qualcuno che li ascolti. Treviso, nonostante stia pagando lo scotto della crisi, è ancora un'isola discretamente felice sul piano del benessere, dell'agio e della possibilità di consumo. I giovani di oggi sono figli di chi ha creato la piccola media impresa del Nord-Est. Ciò nonostante, sono una generazione che probabilmente non porterà avanti il lavoro avviato dai padri e fatica decisamente a creare qualcosa di nuovo. Figli di una società arida, dove la sete di vero, di profondo e concreto spesso non è appagata. Troppi beni materiali, poca attenzione ai valori, quasi nulla di spiritualità. Il Veneto sta crollando dal punto di vista della pratica religiosa, eppure i ragazzi non hanno perso la fede.
a una ricerca enorme di senso della vita e di Dio che è nascosta. Chi è capace di intercettare questo? E chi deve farlo? Chi deve rispondere a questa sete di... Gli educatori, gli animatori, i catechisti, i padri, i sacerdoti, però con uno stile diverso di essere insieme con, non distaccati e fare loro le pie esortazioni, giocando, no? Responsabilizzando. Difatti si vede che i ragazzi più felici sono quelli animatori dello sport, delle associazioni scout, ACR, delle attività di Cresti, attività estive, della solidarietà, del volontariato. Ecco, Treviso ha un indice altissimo di volontariato rispetto ad altre province. Quei ragazzi nostri hanno una partecipazione, anche alcuni di loro, a una vita diocesana fortissima, riempiono il Duomo e altrove. C'è una scuola di educazione sociopolitica interessantissima che forma le nuove leve. E poi una cosa dico e concludo con questo. Il problema della moralità o dell'immoralità non è dei ragazzi. Sono gli adulti che non danno gli esempi buoni. E addirittura criminalizzano i giovani per alcune cose come meccanismo difensivo e scaricano su di loro una serie di problemi non risolti, perché molte volte l'adulto non è capace di rimettersi in discussione, di ricrearsi una nuova vita e di mettere veramente. Questo è il conflitto generazionale, no? L'adulto che non fa più da specchio al giovane, che rimane isolato. Fare specchio significa riconoscere l'immaturità dell'adulto, ma giocarsene insieme con i figli, con i ragazzi, con i giovani.